sono arrivata nel 1987 a Città del Messico, sono ormai 23 anni e la mia città nativa è Milano. L'idea del Messico era di trovarmi un paese ancora molto indietro, di vedere le persone a cavallo, di vedere le persone con gli asini, sì, e che le persone a una certa ora del pomeriggio non si trovassero. Invece ho trovato una città molto attiva, una città dinamica, piena di entusiasmo e di attività. Una cosa interessante di Città del Messico è poter andare a tutti i mercati, che in ogni zona ci sono dei mercati meravigliosi, possiamo vedere dei mercati di fiori, mercati di frutta. Questa è una delle cose che a me piace molto visitare. Vi posso fare un racconto? All'inizio, quando andavo, mi dicevano Reina, che in spagnolo vuol dire regina, e io mi sentivo così importante, questo per dimostrare come il messicano ha una certa accoglienza verso la gente, verso soprattutto anche i turisti, è persona amabile, sincero, e che fa sentire proprio una persona molto più importante di quello che è. Quando ho tempo e con degli amici che molte volte vengono anche dall'Italia, quello che mi piace fare è proprio farle conoscere questi mercati zonali. Quando cammino per strada mi sento veramente che la gente è così sorridente, così amabile, sentono che molte volte uno ha bisogno di un'informazione. Prima di fare una domanda già chiede in che cosa possono aiutare. Sento veramente sentire come uno è in casa propria, no? Può camminare, può sentire la gentilezza delle persone che gli sono attorno. Qui abbiamo una bellissima basilica che si chiama la Basilica della Madonna di Guadalupe, visitata da più di 6 milioni di pellegrini all'anno. La storia dice che nel 1531 è apparsa la Madonna a Juan Diego, un indigena che si recava a Città del Messico, e gli ha chiesto, per dimostrare la sua presenza, gli ha chiesto di costruire una piccola chiesa. La tradizione ci racconta che la Madonna ha chiesto a Juan Diego di portare delle rose in dimostrazione della sua presenza, di portarle al vescovo e di raccoglierle in questa montagna. Juan Diego, presentandosi davanti al vescovo, nel momento che apre questo mantello, appare sopra il mantello la figura della Madonna, e in questo momento il vescovo sì, accetta questo racconto da parte di Juan Diego che sì, la Madonna veniva apparsa tutte le volte che lui camminava in quel punto specifico della montagna. Questa immagine oggi come oggi la possiamo vedere nella Basilica di Nostra Signora di Guadalupe, ed è chiusa in un grandissimo quadro, protetta, però tutti i visitatori che vengono da tutte le parti del mondo la possono vedere. E che cosa vi posso dire? A me questo posto mi dà molta pace, io ho la fortuna di andare spesso a visitarlo, è un posto che mi dà pace e tranquillità. Per queste meravigliose tradizioni, usanze, per questi colori indimenticabili, la gente così amabile, vi invito a provare questa esperienza, vi invito a conoscere questo Messico meraviglioso.